Ma io penso di sì, perché sapevamo che ci aspettava una gara difficile, su un campo difficile, in un ambiente caldo, perché c'era tanta gente, era un po' la partita dell'anno, come spesso capita di affrontare a noi, no? Quando andiamo in trasferta, lo stadio pieno, gente entusiasta, e contro una squadra peraltro che gioca insieme da 2 anni, che si conosce a memoria, che hanno sempre interpreti giusti, e quindi un attacco che negli spazi in velocità ti può mettere in difficoltà, quindi abbiamo superato sicuramente un ostacolo importante, dimostrando di essere sempre più squadra in tutti i reparti, considerando anche un aspetto importante, quello che anche in questa partita magari avevamo 5-6 ragazzi indisponibili, quindi a dimostrazione, insomma, che la squadra cerca di andare sempre in campo comunque, nonostante anche le variabili impazziti del calcio, perché dopo 3 minuti appena abbiamo perso Abel, no? Per una caduta, un contrasto di gioco, e quindi i ragazzi sono stati bravi a reagire nella maniera giusta, in maniera propositiva. Abbiamo messo qualche minuto nel primo tempo prima di riprenderci, no? Anche da questa cosa psicologica probabilmente. Poi abbiamo fatto una buona gara, un secondo tempo dove ci è mancato anche un pizzico di buona sorte, di fortuna, per portare a casa un risultato pieno, perché le traverse, insomma, un gol un po' rocambolesco, dai, diciamo così, non hanno fatto sì che potessimo portare a casa l'intera posta. Però siamo sulla strada della continuità di prestazione, quello che dobbiamo ricercare, andando strada facendo a ritrovare un po' tutti, a ricompattarsi, e la continuità di prestazioni è nel nostro obiettivo, e poi cercare di coniugarci il risultato, perché è chiaro che è importante anche coniugarci questo. Quindi andiamo avanti pensando alla prossima gara, che è molto molto sicuramente difficile, perché affrontiamo una squadra che ha cambiato allenatore, che preparerà bene sicuramente la partita e che a giocatori, se andiamo un po' a leggere lo score della rosa del Padova, ci accorgiamo che, insomma, nome dopo nome hanno dei giocatori che hanno fatto la Serie A, che hanno un trascorso importante, anche sia in A che anche in questa categoria sono stati sempre giocatori importanti. E Padova stessa negli ultimi anni è stata una squadra, una società che ha lottato per i quartieri alti della classifica, quindi dovremo affrontarla con il massimo dell'attenzione. Sì, Massimo. Tu hai detto continuità, l'ostacolo superato, dicendo vi manca, cioè adesso ci vorrebbe la vittoria per Sì, ma noi la ricerchiamo sempre, no? Però sappiamo che nel calcio gli episodi possono essere magari non sempre favorevoli. Mi viene da pensare in questo contesto che nelle 2 partite che abbiamo fatto, le ultime 2, abbiamo preso 3 traverse, insomma il calcio è fatto a volte anche 3 traverse, ma sotto la traversa, non neanche sopra, sotto la traversa, dove la palla poteva prendere una piega diversa invece di battere sulla traversa e entrare e battere fuori dalla linea, quei 30 centimetri, 40 centimetri, quello che sono stati, magari entrare in porta. Quindi a volte il calcio è fatto così, ma l'importante è che ci sia, in un campionato così lungo ci possono essere, no? Queste situazioni, guardiamo avanti, abbiamo costruito, abbiamo creato, ci siamo arrivati, abbiamo concesso pochissimo, questi sono dati importanti, soprattutto, ecco, se andiamo a analizzare, a pensare che siamo in un momento sicuramente di crescita, e in un momento dove stiamo andando a recuperare un po' tutti gli effettivi, dove ci potrà essere anche un domani magari una anche possibilità di fare scelte sia dall'inizio che in corso di partita più varie, insomma, ecco quello che ci siamo un po' prefissi. questo significa che recuperi Leo Belotti, certamente. Ma no, beh, vediamo, abbiamo ancora un allenamento, poi decideremo, perché con Belotti c'è stato purtroppo questo infortunio dettato da un contrasto di gioco dove gli è rimasta la gamba sotto a un avversario e ha avuto una situazione più che muscolare tendinea. E quindi osseo sì, tendinea. E quindi è chiaro che la stiamo recuperando, lo staff medico sta lavorando bene affinché il ragazzo possa riprendere la sua elasticità, no? Perché non è una cosa muscolare semplice, insomma, ecco, sotto, e quindi va presa con un attimino di attenzione. Vediamo adesso nelle ultime indicazioni quello che salterà fuori, poi si deciderà sempre nell'ottica del
del buon giudizio, dell'andare a fare le cose secondo una logica giusta, in virtù del fatto che mancano ancora tante partite alla fine, poi verificheremo oggi e poi decideremo. No, no, nelle prossime settimane, dicevo, no, andando avanti, poi nelle prossime settimane sicuramente avremo modo, perché ci sono buone indicazioni per quanto riguarda, ecco, Barreto, Dybala, che sono su una fase di buon discreto recupero, quindi ci fa pensare che, insomma, andando avanti saremo, a ogni allenatore penso piace, no? Poter portare tutti i suoi giocatori a un livello di condizione psicofisica giusta, per poi poter avere magari giustamente, no? Nei vari reparti delle scelte magari maggiori a seconda della partita, della tattica della partita, cosa che peraltro ci siamo detti anche altre volte, che ci ha portato dei frutti, perché vai a vedere quando parlavamo del fatto che in ogni partita ci sono tante partite, magari nello studio della gara parti in una maniera sapendo che poi dopo puoi andarla a cambiare utilizzando magari altro giocatore con una certa caratteristica o diversa, quindi questo ci ha dato anche possibilità altre volte di essere incisivi, e allora cercheremo di andare a ricreare quei presupposti, stiamo cercando di ricreare quei presupposti. Di Marco, Gazzetta dello Sport, e poi Vannini per il Corriere. Sì, due cose, la prima relativamente agli avversari, sono di La Serena, il mix allenatore, posizione di classifica molto precaria a Padova, che si deve nascondere, e poi la seconda, serve in questo momento il più, diciamo, importantissimo per lo sviluppo del campionato, visto che il Palermo ne ha 3 in cassa su 4, l'Empoli al contrario. Ma noi, per quanto riguarda la prima domanda, sì, sicuramente, beh, Serena è un allenatore che sa dare un'organizzazione giusta alle proprie squadre, e è chiaro che quando si cambia allenatore c'è nell'immediato una scossa a livello quantomeno mentale, psicologica, ed è chiaro che dovremo affrontare la partita con grande attenzione, concentrazione, come ho detto già ai ragazzi in settimana. E farci trovare subito pronti a fare la nostra partita in una maniera adeguata. In questo senso ci stiamo preparando, sapendo proprio le difficoltà, ma anche le qualità, come ho detto all'inizio, di questa compagine, perché ci sono degli ottimi giocatori con ottime qualità in questo gruppo squadra. Nello stesso tempo, poi, per quanto riguarda la tua seconda domanda, è chiaro che sì, ma noi, come ho già detto sempre, non dobbiamo guardare il fatto che giochiamo più o meno in casa. Penso che i risultati che abbiamo fatto, no? Anche esternamente, quando andiamo fuori casa, il fatto di andare a giocare le partite sempre con la stessa mentalità, lo stesso spirito, la stessa propositività nell'andare a ricercare comunque i 3 punti, non ci deve far cambiare quello che è il nostro obiettivo, discorso. Noi prendiamo una partita per volta e da ogni partita cerchiamo di fare il massimo per portare a casa più punti possibili, e la continuità dei risultati poi arriveranno magari anche le vittorie. Ecco qua che ti ritrovi anche qualche pareggio che non è figlio del fatto che tu però, no, hai rinunciato a fare i 3 punti, è figlio dell'imponderabile del calcio che può capitare. Quindi noi dobbiamo andare comunque in campo, a prescindere che sia casa o fuori casa, sempre con quell'obiettivo lì. Paolo? L'ultima volta che il risultato di lunedì, se non mi ricordo male, a Siena, la sua partita successiva, che era pensato con Varese, l'avversario aveva 2 giorni in più di recupero, e la stessa situazione che si verificherà. Sì. E il Palermo qualche scompenso lo ebbe, tanto che lo stesso Sottili dichiarò di aver preparato la partita. Anche su questo. Immaginando che il Palermo sì, anche se io mi auguro di no, perché poi nel calcio ci sono anche degli episodi, delle situazioni che possono far cambiare la gara in una maniera o nell'altra. Anche in quella circostanza ricordo che avevamo qualche, mi sembra, defezione, piccola assenza, però al di là di questo, insomma, noi dobbiamo cercare di interpretare bene la gara, lo sappiamo. Microfoni spenti ti posso dire, insomma, perché non mi piace poi che certi discorsi, no? Li ascolti anche la squadra, i giocatori li leggano, no? Per dirti, perché
È chiaro che quando c'è una partita di sera, in notturna, i recuperi, il viaggio, non è come quando fai una settimana una partita normale, è una partita tipo, perché la notte non dormi, riposi male, è vero che ci sono poi altri 4-5 giorni, ma la settimana non scorre come una settimana tipo. Basta vedere quando ci sono partite di Coppa, di squadre, di Serie A, tre partite in una settimana, una la terza in genere magari la, un po' la toppano, la toppicchia, c'è il rischio di poterla sbagliare, toppare, ma non perché, perché proprio magari il dispendio energetico mentale è più elevato e più alto rispetto a una partita che giochi di giorno o che giochi in maniera con la settimana tipo di lavorativa, quindi è normale che possa starci, esserci qualcosina, però noi dobbiamo cercare di non pensarci, di fare la nostra gara e cercare di farla bene. Al completo, per esempio, le grandi affrontano questo problema in Serie A con maggiore nove, a volte funziona. Però Paolo, ti ho detto che però sono di fare, bravo, esatto. Abel dovrebbe essere, pensiamo che possa essere della partita, per quelle che sono le indicazioni che sono arrivate ieri, non è stata una cosa alla spalla come si poteva pensare e quindi le indicazioni di ieri che vengono dal campo sono positive, aspettiamo l'allenamento di oggi, ma penso che no, pensiamo di no, perché non è la spalla, non è la spalla, è stata una cosa al deltoide, sì, muscolo tendinea qui alla sotto, no, non è una cosa, se era la cosa alla spalla. Cioè, infatti il nostro timore maggiore era nel momento in cui abbiamo visto andare giù il giocatore in una certa maniera, il pensiero peggiore è stato era quello che fosse successo qualcosa, accaduto qualcosa alla spalla. Un argomento di Gianni Malele per la panchina, no, abbiamo in questo senso valutiamo quelli adesso i ragazzi che abbiamo, poi abbiamo Embalo che si sta allenando con noi in queste ultime settimane, che ha recuperato, sì, attaccante, no, è una punta. Attaccante, può fare la seconda punta, la prima punta, attaccante di profondità, di velocità, e quindi in questo senso abbiamo anche lui che per quello che sono un po' andando a scegliere le caratteristiche un po' di quelle che possono essere la partita, poi magari la partita prende una piega diversa, però è un attaccante, Embalo, tanto per dire le sue caratteristiche, che ti può giocare sia in spazi stretti sia nella profondità, ecco, quindi se troveremo una squadra in certi momenti della partita eventualmente molto chiusa, ti può andare a creare nell'uno contro uno la superiorità numerica. Nello stesso tempo è un ragazzo che se però siamo lì per andare a, con gli altri che devono alzare perché abbia sbloccato la partita, oppure è uno che ti sa attaccare anche gli spazi, quindi ti offre una doppia situazione e soluzione, cosa che magari contro il Modena, avendo dietro gente magari più sapendo che giocava in una certa maniera, con spazi molto più stretti, molto più cose, magari la potenza, la forza di Malele poteva essere più adeguata per quelle che potevano essere poi le caratteristiche della partita. Poi se la sblocchiamo il primo tempo lì con voi o un'altra situazione con Abel quando c'è stato il salvataggio sulla linea, è chiaro che cambia tutto. Anselmo e poi Danilo Sciulla per mister, con la presenza di Maresca abbiamo visto che Verr spesso tende a coprire le percussioni del giocatore anche spostandosi centralmente nel campo. Nelle ultime due partite l'abbiamo visto leggermente in ombra. Soffre la presenza di Maresca di preparazione, perché chiaramente io penso che Verr abbia fatto un'ottima partita contro il Modena. Ha fatto un'ottima gara perché è arrivato lì, ha messo imbucato bene palla, è andata alla conclusione, è andata al tiro. Magari a 19 anni, chiaro, non possiamo pretendere da lui tutte le volte che ci riesca a dare una mano in certe situazioni di partita, però è un ragazzo che noi usufruiamo e cerchiamo di attingere le sue caratteristiche, quelle di una mezzala offensiva, di un trequartista, di un giocatore che sappia giocare a centrocampo per andare a poi ad accompagnare l'azione d'attacco, andarsi a giocare fra le linee, andare a determinare nell'ultimo passaggio. Quelle un po' che sono le sue le caratteristiche che un po' gli si vogliono o gli si riconoscono. Poi è normale, ad Empoli dove c'era una squadra compatta, aggressiva, nella prima parte è riuscito a qualcosina meno, nella seconda parte è arrivata al tiro, è arrivata qualche volta in più finché è stato in campo, poi abbiamo deciso di inserire Vasquez perché era un giocatore ancora anche lui offensivo per cercare di andare, nonostante il risultato di parità, a forzare anche un po' di più la gara perché volevamo anche riprovare a vincere, come è giusto che sia. Hai un buon
Beh, vabbè, questo, ma su queste cose sì, ci stiamo lavorando di settimana in settimana, perché ci aspettiamo, ecco, una partecipazione sempre più costante anche da parte di questo ragazzo, perché ci sono delle qualità che, insomma, ci fanno pensare che possa sicuramente darci una mano, poi che sia dall'inizio o in corso o in quale ruolo, ma è un giocatore molto offensivo che può andare a scardinare, può andare a essere utile per quello che può essere un po' il lavoro negli ultimi 30 metri, o quantomeno l'auspicio è quello, poi quello che possiamo vedere lo verificheremo strada facendo. Danilo? Sì, mister, ho due domande velocissime. Una si ricollega a quella di poco fa sul Vasquez, se comunque è ipotizzabile vedere un Palermo un po' più offensivo, magari con l'impiego di Stevanovic dal primo minuto, dato che mancherà anche Morganelli. La seconda riguarda il portiere, perché se Sorrentino è pronto per tornare tra i pali oppure dare ancora fiducia a Wigan. Ma guarda, più offensivo con Vasquez e Verre più o meno siamo quelli, perché sono sempre due centrocampisti propensi alla fase offensiva, propensi ad offendere, ad attaccare, a sapere entrare sia in ampiezza che tra le linee per andare a scardinare un po' quelle che possono essere difese chiuse, quindi più o meno l'obiettivo è quello. Per quanto riguarda Alan, stiamo cercando di, è un ragazzo che stiamo cercando di reinserire, visto che ha avuto tempo fa un po' un piccolo problemino, però nei nostri organici. Ieri aveva accusato un po' di fase, una leggera fase influenzale, speriamo che oggi sia passato tutto, insomma oggi lo rivedremo al campo, però ecco, ci auguriamo che tutto possa essere rientrato nei canoni, no? Ieri era un po' è rimasto ha lavorato, diciamo, in palestra al chiuso perché aveva questa forma di influenza, vediamo poi oggi come sarà la situazione, poi deciderò di conseguenza, insomma. Per il discorso portieri? Ah, scusa, vabbè, ma lì noi abbiamo due ottimi portieri, siamo felici in questo senso, perché poi vuoi o non vuoi, tutti si aveva, o tutti quantomeno qui, no? Si aveva qualche timore nel momento in cui è successo qualcosa a Stefano, no? Che qualcosa non andasse per il verso giusto, invece mi sembra che Sami si è ben disimpegnato, siamo felici per questo e quindi poi la decisione, oggi abbiamo ancora un altro allenamento, Stefano si sta allenando con noi già da due settimane, quindi sta riprendendo a lavorare bene per quelle che sono, perché poi c'è la guarigione clinica e poi a quella va supportata la guarigione anche, chiamiamola tecnica, no? Nel senso con la riatletizzazione, il fatto di rientrare con la squadra e rifare i soliti lavori, quindi li ha fatti, li sta facendo, quindi adesso vediamo anche l'ultimo allenamento, poi deciderò, insomma, da farsi, però sotto questo aspetto non è che siamo a posto. No, ma in questo senso noi abbiamo grande fiducia di Stefano, perché lo conosciamo come portiere e anche di Sami, questo è un buon dato, quindi non è questa la scelta che non mi fa dormire, comunque, dormo comunque sonni tranquilli in questo senso, tra virgolette, insomma, parlando. Riccardo? Ma come l'ho visto la parte della prospettiva? Si sta integrando di nuovo.